Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo, grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese. Un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me e a presto, ci vediamo presto. Buonanotte e buon riposo. Superam petra.
Señor, tú dejaste en medio de nosotros a tu madre para que nos acompañara, que ella nos cuide, nos proteja en nuestro camino, en nuestro corazón, en nuestra fe. Que ella nos haga discípulos como lo fue ella y misioneros como también lo fue ella. Que nos enseñe a salir a la calle, que nos enseñe a salir de nosotros mismos. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Guardiamoci in modo più fraterno. Maria ci insegna ad avere quello sguardo che cerca di accogliere, di accompagnare, di proteggere. Impariamo a guardarci gli uni agli altri sotto lo sguardo materno di Maria. Ci sono persone che istintivamente consideriamo di meno e che invece ne hanno più bisogno. I più abbandonati, i malati, coloro che non hanno di che vivere, coloro che non conoscono Gesù, i giovani che sono in difficoltà, i giovani che non trovano lavoro. Non abbiamo paura di uscire e guardare i nostri fratelli e sorelle con lo sguardo della Madonna. Lei ci invita ad essere veri fratelli. E non permettiamo che qualcosa o qualcuno si frapponga tra noi e lo sguardo della Madonna. Madre, donaci il tuo sguardo. Nessuno ce lo nasconda. Il nostro cuore di figli sappia difenderlo da tante parolai che promettono illusioni, da coloro che hanno uno sguardo avido di vita facile, di promesse che non si possono compiere. Non ci rubino lo sguardo di Maria, che è pieno di tenerezza, che ci dà forza e ci rende sodali tra noi.
Tutti diciamo, Madre, donaci il tuo sguardo. Madre, donaci il tuo sguardo. Madre, donaci il tuo sguardo. Cuidare il planeta. Recuerdo una frase que escuché de un anciano hace muchos años. Dios siempre perdona las ofensas, los maltratos. Dios siempre perdona. Los hombres perdonamos a veces. La tierra no perdona nunca. Cuidar la hermana tierra, la madre tierra, para que no responda con la destrucción. Por encima de todo, ningún sistema de discriminación, de hecho, de derecho, vinculado a la capacidad de acceso al mercado de los alimentos, debe ser tomado como modelo de las actuaciones internacionales que se proponen para eliminar el hambre. Al compartir estas reflexiones con ustedes, pido al Todopoderoso, al Dios rico en misericordia, que bendiga a todos con diferentes responsabilidades, se ponen al servicio de los que pasan hambre y saben atenderlos con gestos concretos de cercanía. Ruego también para que la comunidad internacional sepa escuchar el llamado de esta conferencia y lo considere una expresión de la común conciencia de la humanidad, dar de comer a los hambrientos para salvar la vida en el planeta. Muchas gracias.
La gran pregunta para todos: ¿por qué sufren los niños? ¿Por qué sufren los niños? Recién cuando el corazón alcanza a hacerse la pregunta y a llorar, podemos entender algo. Existe una compasión mundana que no nos sirve para nada. Vos hablaste algo de eso. Una compasión que a lo más nos lleva a meter la mano en el bolsillo y dar una moneda. Si Cristo hubiera tenido esa compasión, hubiera pasado, curado a tres o cuatro y se hubiera vuelto al Padre. Solamente cuando Cristo lloró y fue capaz de llorar, entendió nuestros dramas. Queridos chicos y chicas, al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran aquellos que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, no sabemos llorar. Solamente ciertas realidades de la vida se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Los invito a que cada uno se pregunte: yo aprendí a llorar, yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo. O mi llanto es el llanto caprichoso de aquel que llora porque le gustaría tener algo más. Y esto es lo primero que yo quisiera decirles: aprendamos a llorar. No olvidemos este testimonio. La gran pregunta: ¿por qué sufren los niños?, la hizo llorando. Y la gran respuesta que podemos hacer todos nosotros es aprender a llorar. Prima di tutto vorrei dirvi una cosa a tutti voi giovani: non lasciatevi rubare la speranza, per favore. E chi ti ruba la speranza? Lo spirito del mondo, le ricchezze, lo spirito della vanità, la superbia, l'orgoglio. Tutte queste cose ti rubano la speranza. Dove trovo la speranza? Gesù povero. Gesù che si è fatto povero per noi, e tu hai parlato di povertà. La povertà ci chiama a seminare speranza, per anche io avere più speranza. Non si può parlare di povertà astratta, quella non esiste. La povertà è la carne di Gesù povero,
nel quel bambino che ha fame, nel quel che ha malato, di quelle strutture sociali che sono ingiuste, andare a guardare laggiù la carne di Gesù. Ma non lasciatevi rubare la speranza dal benessere, lo spirito del benessere che alla fine ti porta a diventare un niente nella vita. Il giovane deve scommettere su altri ideali. Patris unice, solus ante principium, natus ineffabiliter. Lasciatevi rubare la speranza, per favore. Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud? Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber.
pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Fantástico, con estas palabras. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. Simul ergo in unum, congregamur, menos mente dividamur, cambiamus, se senti urgia a mal. En el pueblo argentino, yo se los pido de corazón a los ancianos, no claudiquen de ser la reserva cultural de nuestro pueblo que transmite la justicia, que transmite la historia, que transmite los valores, que transmite la memoria del pueblo. Y ustedes, por favor, no se metan contra los viejos, déjenlos hablar, escúchenlos y lleven adelante. Pero sepan que en este momento ustedes, los jóvenes y los ancianos, están condenados al mismo destino, exclusión. No se dejen excluir. ¿Está claro? Por eso creo que tienen que trabajar. Ubi, ubi, caritas.
up. Wake up. This word speaks of a responsibility which the Lord gives you. It is the duty to be vigilant, not to allow the pressures, the temptation, and the sins of the ourselves or others to dull our sensibility to the beauty of holiness, to the joy of the gospel. Today, responsorial psalm invites us constantly to be glad and sing for joy. No one who sleeps can sing, dance, or rejoice. It's no good when I see gym people who sleep. No, wake up, go ahead. Dear young people, God, our God, has blessed us. From Him we have received mercy. Assured of God's love, go out to the world, so that by mercy shown to you, they, your friends, co-workers, neighbors, countrymen, everyone of this great continent, may now receive the mercy of God. It is by His mercy that we are saved. Asian youth, wake up! Ego sum resurrezione et vita. Cristo no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios
haya venido a hacerse uno de nosotros, es un escándalo, y que haya muerto en la cruz, es un escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo escándalo, pero es el único camino seguro, el de la cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús. Por favor, no licúen la fe en Jesucristo. Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana, pero por favor, no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa. Es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí. Entonces, hagan lío, cuiden los extremos del pueblo, que son los ancianos y los jóvenes, no se dejen excluir, y que no excluyan a los ancianos. Segundo, y no licúen la fe en Jesucristo. Las bienaventuranzas. ¿Qué tenemos que hacer, Padre? Mira, lee las bienaventuranzas que te van a venir bien. Y si querés saber qué cosa práctica tenés que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. Con esas dos cosas tienen el programa de acción. Las bienaventuranzas y Mateo 25. No necesitan leer otra cosa. Se los pido de corazón. Quod est sordidum, ri
Signore, Dio di pace, ascolta la nostra supplica. Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi. Tanti momenti di ostilità e di oscurità, tanto sangue versato, tante vite spezzate, tante speranze seppellite. Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci, donaci Tu la pace. Insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire mai più la guerra. Con la guerra tutto è distrutto. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei profeti, Dio amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace. Donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Rendeci disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumento di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace e che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole, divisione, odio e guerra. Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre fratello e lo stile della nostra vita diventi shalom, pace, salam. Amen.
Gesù, Maria e Giuseppe, a voi, Santa Famiglia di Nazareth, oggi vogliamo lo sguardo con ammirazione e confidenza. In voi contempliamo la bellezza della comunione nell'amore vero. A voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. Santa Famiglia di Nazareth, scuola attraente del Santo Vangelo, insegnaci a imitare le tue virtù con una saggia disciplina spirituale. Donaci lo sguardo limpido che sa riconoscere l'opera della provvidenza nella realtà quotidiana della vita. Santa Famiglia di Nazareth, custode fedele del mistero della salvezza, fa rinascere in noi la stima del silenzio. Rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera e trasformale in piccole chiese domestiche. Rinnova il desiderio della santità. Sostiene la nobile fatica del lavoro, dell'educazione, dell'ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. Santa Famiglia di Nazareth, ridesta nella nostra società la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, bene inestimabile e insostituibile. Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace, per i bambini e per gli anziani, per chi è malato e solo, per chi è povero e bisognoso. Gesù, Maria e Giuseppe, voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo. Queridos amigos, viemos bater a porta da casa de María. Ela abriu-nos, fez-nos entrar e nos aponta seu filho. Agora, ela nos pede, fazei o que ele vos disser. Sim, mãe, nós comprometemos a fazer o que Jesus nos disser. Lo faremos con esperanza, confiantes na sorpresa de Deus e cheios de alegria. Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo, fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita.
Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo. Amen.